La Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, appendici meditazione terza, 23° giorno B. La Regina del Cielo nel regno della Divina Volontà lascia Betlemme. Il Fiat Divino la chiama all'eroismo del sacrificio di offrire il bambinello Gesù per la salvezza del genere umano, la purificazione. L'anima della sua Madre Celeste. Mamma Santa, eccomi vicino a te per accompagnarti al Tempio, dove vai a compiere il più grande dei sacrifici, cioè dare la vita del celeste infante in balia di ciascuna creatura, affinché se ne servano per mettersi in salvo e per santificarsi. Ma che dolore! Molte se ne serviranno per offenderlo ed anche per perdersi. De mamma mia, deponi il piccolo Gesù nel cuore mio ed io ti prometto e giuro di amarlo sempre e di tenerlo come vita del povero mio cuore. Lezione della Regina del Cielo. Figlia carissima, come ne sono contenta di tenerti vicino. Il mio materno cuore sente il bisogno di sfogare il mio amore, di confidarti i miei segreti. Sii attenta alle mie lezioni e ascoltami. Tu devi sapere che sono già 40 giorni che ci troviamo in questa grotta di Betlemme, la prima dimora del mio figlio qua giù. Ma quante meraviglie in questa grotta! Il celeste infante, in una foga d'amore, scese dal cielo in terra, fu concepito e nacque e sentiva il bisogno di sfogare quest'amore, sicché ogni respiro, palpito e moto era uno sfogo d'amore che faceva. Ogni lacrima, vagito e gemito era uno sfogo d'amore. Anche il sentirsi intirizzito dal freddo, le sue labbrucce livide e tremanti, erano tutti sfoghi d'amore che faceva e cercava la sua mamma dove deporre quest'amore che non poteva contenere, ed io ero in preda dell'amore suo. Sicché mi sentivo ferire continuamente e mi sentivo il mio caro piccino palpitare, respirare, muovere nel mio materno cuore. E lo sentivo piangere, gemere e vagire, e restavo inondata dalle fiamme del suo amore. Già la circoncisione mi aveva aperto squarci profondi, dove mi versò tanto amore che mi sentivo regina e madre d'amore. Io mi sentivo rapita nel vedere che ogni pena, lacrime e moto che faceva il mio dolce Gesù cercava e chiamava la sua mamma come caro rifugio degli atti suoi e della sua vita. Chi può dirti, figlia mia, ciò che passò fra me e il celeste bambino in questi 40 giorni? La ripetizione dei suoi atti insieme con me, le sue lacrime, le sue pene, il suo amore, erano come trasfusi insieme e ciò che faceva lui facevo io. Ora, essendo giunto il termine di 40 giorni, il caro bambino, più che mai affogato nel suo amore, volle obbedire alla legge, presentarsi al Tempio per offrirsi per la salvezza di ciascuno. Era la Divina Volontà che ci chiamava al grande sacrificio e noi pronti ubbidimmo. Figlia mia, questo Fiat Divino, quando trova la prontezza nel fare ciò che lui vuole, mette a disposizione della creatura la sua forza divina, la sua santità, la sua potenza creatrice di moltiplicare quell'atto, quel sacrificio per tutti e per ciascuno, mette in quel sacrificio la monetina di valore infinito con cui si può pagare e soddisfare per tutti. Onde era la prima volta che la tua mamma e San Giuseppe uscivamo insieme col parvoletto Gesù. Tutta la creazione riconobbe il suo creatore e si sentirono onorati nell'averlo in mezzo a loro, ed atteggiandosi a festa ci accompagnarono lungo la via. Giunti al Tempio ci prostrammo ed adorammo la Maestà Suprema e poi lo deponemmo nelle braccia del sacerdote, qual era Simeone, il quale ne fece l'offerta all'Eterno Padre,
offrendolo per la salvezza di tutti, il quale mentre lo offriva, ispirato da Dio, riconobbe il Verbo divino ed esaltando di immensa gioia adorò e ringraziò il caro bambino e dopo l'offerta si atteggiò al profeta e predisse tutti i miei dolori. O come il Fiat Supremo dolorosamente fece sentire al mio materno cuore con suono vibrante la ferale tragedia di tutte le pene che avrebbe sofferto il mio figlio divino. Ogni parola era spada tagliente che mi trafiggeva, ma quel che più trafisse il cuore fu il sentire che questo celeste infante sarebbe stato non solo la salvezza, ma anche la rovina di molti ed il bersaglio delle contraddizioni. Che pena, che dolore! Se il volere divino non mi avesse sostenuta, sarei morta all'istante di puro dolore. Invece mi diede vita per cominciare a formare in me il regno dei dolori nel regno della sua stessa divina volontà, sicché col diritto di madre che tenevo su tutti acquistai anche il diritto di madre e regina su tutti i dolori. Ossì, con i miei dolori acquistai la monetina per pagare i debiti dei figli miei ed anche dei figli ingrati. Ora, figlia mia, tu devi sapere che per la luce della divina volontà che in me regnava, già conoscevo tutti i dolori che dovevano toccarmi, ed anche più di quelli che mi disse il santo profeta. Anzi, posso dire che mi profetizzò i dolori che mi sarebbero venuti dalla parte esterna, ma dei dolori interni che più mi avrebbero trafitta e delle pene interne passate tra me e mio figlio non ne fece parola. Ma con tutto ciò, in quell'atto così solenne dell'offerta di mio figlio, nell'udirmi di ripetere mi sentii talmente trafitta che mi sanguinò il cuore e si aprirono nuove vene di dolori e squarci profondi nell'anima mia. Ora ascolta la mamma tua. Nelle tue pene, negli incontri dolorosi, che anche a te non mancano, quando conosci che il volere divino vuole qualche sacrificio da te, sii pronta, non ti abbattere. Anzi, ripeti subito il caro e dolce Fiat, cioè quello che vuoi tu, lo voglio io. E con amore eroico fa che il volere divino prenda il suo regio posto nelle tue pene, affinché te le converta in monetina di infinito valore, con cui potrai pagare i tuoi debiti e anche quelli dei tuoi fratelli, per riscattarli dalla schiavitù dell'umana volontà e per farli entrare come figli liberi nel regno del Fiat divino. Perché tu devi sapere che il volere divino gradisce tanto il sacrificio da lui voluto dalla creatura che le cede i suoi diritti divini e la costituisce regina del sacrificio e del bene che sorgerà in mezzo alle creature. Beh, il Signore ha voluto, la divina volontà ha voluto che riuscissimo a fare questo piccolo cenacolo con questa meditazione oggi, che è il 16 gennaio, siamo proprio più o meno a metà tra Natale e la festa della purificazione, e la meditazione di oggi, che è appunto la terza appendice del libro della Vergine Maria nel libro della divina volontà, parla proprio dell'episodio della purificazione, riapprofondisce e lo riprende e rielabora sotto ulteriori aspetti molto importanti e molto edificanti anche per noi. Lo ripercorriamo insieme cercando di tirare fuori, come sempre, alcune fonti di meditazione. Subito si può dire che il cuore, diciamo il vertice, è ciò che è verso cui tende tutto questo. Tutto quanto la Madonna ci ha detto in questo brano è quell'espressione, no? Quello che vuoi tu, lo voglio io. Il giorno in cui questa espressione diventerà proprio la legge suprema della nostra vita, attenzione che in quello che vuoi tu ci deve essere tutto, comprese le cose anche le più sante che potenzialmente ci potrebbero dare dolori infiniti. Quando saremo giunti a questo grado avremo trovato
davvero la pace del cuore. È un passo del Cantico dei Cantici che dice che io sono ai suoi occhi come colei che ha trovato pace. Con la pace proprio imperturbabile si troverà solo quando saremo giunti a questo livello. Quello che vuoi tu lo voglio io, questo vale nelle grandi cose e nelle piccole e quotidiane cose, anche nelle più sciocche e apparentemente casuali o insignificanti. Quello che vuoi tu lo voglio io, compresi i piccolissimi incidenti della vita quotidiana, gli imprevisti, i momenti complicati, eccetera. Andiamo con ordine. Il brano comincia con una serie di considerazioni riguardanti gli sfoghi d'amore di Gesù. Questo è un tema molto diffuso negli scritti sulla Divina Volontà, se li conosciamo un pochino. Ma sapete che lo sfogo è, come dire, una necessaria fuoriuscita, via di uscita di qualcosa che è in atto e che se non trova uno sfogo esplode. D'accordo? È come una sorta, noi la chiameremo oggi, di pentola a pressione. Cosa significano tutte quante queste cose? Che una delle funzioni fondamentali che ci ha avuto la Madonna e che purtroppo è una riparazione, un supplire a ciò che gli esseri umani non fanno, era di accogliere tutto l'infinito mare d'amore che il nostro Signore ha e che pare che gli uomini ci hanno altro a cui pensare. Non lo vogliono, non lo accolgono. Quando noi pensiamo a Dio, questa è un'immagine molto chiara che viene da questi scritti, evidentemente non è altro che una, come dire, puntualizzazione, una decodificazione di quello che San Giovanni ci dice nelle sue lettere. Dio è amore, Dio è amore, Deus est, Deus caritas est. Ci ha preso anche il titolo una enciclica del Papa Emerito, Benedetto, no? Quindi, e in un certo senso, secondo il nostro modo di pensare e di parlare, certamente insomma, bisogna essere sempre molto prudenti nell'attribuire certe cose all'Altissimo. Il dramma di Dio è che c'ha una, come dire, un'infinità di amore, di grazie, di beni da dare, e non si prende nessuno, non trova chi dare, non c'ha una valvola di sfogo. Questo insomma, io ho qualche difficoltà a parlare in questi termini, ma lo dice Gesù qui. E la Madonna se li ha presi tutti. La Madonna se li ha presi tutti. Quindi, quando noi pensiamo a tante cose, cioè devo dire una divina volontà, che cosa dovrò fare? Noi pensiamo subito a che cosa devo fare. In carità, ci sono anche tante cose da fare. Ma la prima cosa non è fare. È ricevere, è accogliere. San Giovanni stesso, che ci aveva capito, San Giovanni, l'apostolo prediletto di Gesù, e campato circa 25 anni, beato lui, cuore a cuore con la Madonna, insomma, su questa scienza ci aveva capito qualcosa, no? E lui diceva: noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Tu non ami nessuno, né te stesso, né Dio né il prossimo, se non hai fatto il pieno dell'amore di Dio. Non so chi di voi ha sentito ieri sera, ho cominciato questo nuovo ciclo di catechesi. Questo sarà proprio il filo, perché questo è il filo conduttore. Ma io a quasi 50 anni, tutti i problemi dell'essere umano sono solo problemi di amore, solo questo. Di amore cercato, frustrato e non ricevuto, e quindi assoluta incapacità di darlo, di prenderlo, di riceverlo, e quindi da questo tutti i disastri, tutte quante le tragedie, tutti quanti i dolori, tutte quante le situazioni di morte possibili e immaginabili, solo da questo, è solo questo il problema. E la Madonna è tutto quello che è, perché lei ha fatto il pieno,
cioè, qua si dice la Maria piena di grazia, ha fatto il pieno. E tu quando andiamo a fare benzina che facciamo il pieno, se le ha prese tutte. Ci sono dei passaggi degli scritti, noi a primo approccio non, la nostra intelligenza fa un po' di fatica, no? Bisogna andarsela a prendere le grazie che il Signore ci ha dato, prenderle, è come se uno ci avesse un vaglia postale. Mi sa che nei giorni scorsi, questo, per la prima volta in vita mia, ho ricevuto un vaglia postale, ancora esistono queste cose, insomma, manco che fosse. Cioè, se tu c'hai un vaglia postale, devi andare alle poste, devi dargli il numero, devi dargli la parola d'ordine, devi dire chi cioè, per prenderlo. Ecco, allora, è un esempio proprio sciocco, ma è così, se tu non vai a prendere il vaglia postale, vedi, anche il vaglia postale serve a far capire le cose dell'altissimo, ma è proprio, cioè, era perché il bonifico daria comunque, capito? Cioè, il bonifico non ti fa capire bene, il bonifico, se uno fa un bonifico, quello arriva, proprio cosa succede, e invece il vaglia postale no, argomento di meditazione, perché devi andare alle poste a prenderlo. Dici, se mi faceva il bonifico, no, ecco, il nostro Signore non ci fa i bonifici, ci fa i vaglia postali. Devi andare, devi fare la fatica, insomma. Cioè, se ti arriva a 10 miliardi di euro, cioè dici, ti fa 5 minuti di tirare le poste, 10, ma forse pure un'ora, ma sono 10 miliardi di euro, che dopo la rabbia. Questo dobbiamo fare. La Madonna ha acchiappato tutto, ha fatto piazza pulita, se le ha prese tutte, quelle sue e quelle di tutto il genere umano, tutte quelle che gli uomini si sarebbero prese. Cioè, che capito? Cioè, se tu vai così, come fai a non essere a tua volta... Vedete che cosa dice? Tutti i sfoghi d'amore che faceva e cercava la sua mamma dove deporre questo amore che non poteva contenere. Dio ha creato per questo stesso motivo, cioè questa la Chiesa l'ha sempre insegnato. Dio non aveva nessuna necessità di fare niente, capite? Cioè non c'è, cioè l'unica causa, diciamo così, della creazione è questo sfogo d'amore, cioè essendo così ripieno d'amore, di vita, metterlo da qualche parte anche fuori di sé sarebbe come per dire, insomma, queste sono tutte pazzie, speriamo che il Signore mi perdoni, cioè, sarebbe come se la stessa Trinità, che è infinita, cioè un atto sia infinita ne vuole ancora, capito? Cioè, è un mistero, però in qualche modo è così. Noi queste cose qui in questa terra le capiamo entro certi limiti, no? Ecco, quindi lei si è preso tutto per sé e per tutti, non soltanto per sé, ma anche per tutti. E questa è la prima parte. Poi c'è l'episodio della presentazione di Gesù al Tempio. E qui c'è l'obbedienza alla legge, presentarsi, e una nota. Era la divina volontà che ci chiamava al grande sacrificio. E noi pronti ubbidimmo. Cosa dice questo testo? La prima cosa che la divina volontà sicuramente vuole è che tu faccia il pieno di tutto quanto l'amore che c'è da darti. Questa è la prima cosa. Poi c'è la seconda, questa ci piace un pochetto di meno. Ci chiama il grande sacrificio e noi pronti ubbidimmo. Il sacrificio, il mistero della presentazione di Gesù al Tempio, della purificazione di Maria, è proprio per antonomasia, è il mistero del sacrificio, perché lì si compiva un sacrificio per fare questo gesto, perché bisogna offrire una, credo che ricordiamo ogni tanto, poi ricorderò anche il 2, però è vedita Iumant, no? C'era una legge di Israele, che siccome Yahweh, la notte in cui fece uscire gli israeliti, fece la strage di tutti quanti i primogeniti dell'Egitto, uomini, bestiame, tutto, un grido si levò in Egitto, dice il libro dell'Esodo, come mai c'era stato e mai si sentirà, quindi una tragedia. Il ricordo di questo fatto, cioè che Dio aveva steso la sua mano potente, il suo braccio per liberare il suo popolo, compiendo questo gesto estremo, ogni primogenito maschio, anche per gli ebrei, sia degli animali che degli uomini,
era sacrificato, quindi era appartenente al Signore, quindi per poterlo trattenere presso di te dovevi offrire un sacrificio sostitutivo. Questo era il gesto della presentazione al Tempio. Quello non è tuo, cioè, perché ogni maschio primogenito è di Dio. Vuoi portarti a casa il tuo bambino, vedertelo a casa, devi andare nel Tempio, offri un montone, offri un, a seconda di quanti soldi ci avevi, un montone, un bue, o come nel caso di Giuseppe e Maria poveretti, una coppia di tortoro di giovani colombe, dice il Vangelo di Luca, perché quello era il sacrificio dei poveri, ma comunque il gesto dovevi compiere. Quindi era un rito sacrificale, ma quel rito sacrificale, capite, perché Dio quando opera la strage dei primogeniti, quindi per liberare il popolo dalla schiavitù, ci vuole la morte di tutti quanti i primogeniti. Che significa questo episodio? Che per liberare noi dalla schiavitù del peccato sarebbe dovuto nascere il primogenito in senso biblico, cioè l'unigenito figlio di Dio, per essere ammazzato, per essere offerto in sacrificio perché fosse uno per tutti. O così o rimaniamo eternamente nei guai. Io vi invito, per me personalmente uno dei passaggi più commoventi e più forti delle ore della passione è l'ora 17, quando Gesù viene presentato ecce homo davanti agli israeliti, e tutti quanti pensiamo che quei disgraziati hanno detto a morte, sia crocifisso. Io no, tu sì, e come, e guardate se non lo dici. Ci sono dei passaggi drammatici. Dio Padre dice: figlio, ti voglio morto, e morto crocifisso. Io ogni volta che lessi quella cosa dico: la Madonna dice: figlio, ti voglio morto, e morto crocifisso. E a un certo punto quella voracia di Luisa dice: lo devo dire pure io, la tragedia. Spero che quando le decidiate, insomma, ti prenda un colpo, perché dobbiamo dirlo pure noi. Cioè, dici: ma che siamo matti? Cioè, io vorrei che non fosse mai morto Gesù, mi dispiace un sacco, ma non c'è niente da fare, non c'era altro sistema, altrimenti il nostro Signore ne avrebbe trovato un altro. Quindi il sacrificio, quando il nostro Signore ci chiede qualche sacrificio, non è, come purtroppo il nemico della nostra salvezza ci suggerisce, cioè idea suggerita dal basso, al cristiano, che cosa brutta il cristiano, mamma mia, che bisogna soffrire tanto, bisogna fare i digiuni, bisogna fare le veglie, non si possono godere liberamente i piaceri della vita, e questo no, e questo no, mamma mia, guarda, comincia a vivere un po', vatti un po' a divertire, un po' di fare qualcosa, insomma. Queste sono le catechesi che vengono dal basso, le catechesi che vengono dall'alto. Ringraziamo il Signore che abbiamo fatto questo riferimento all'ora della passione. Ci dicono che il sacrificio, certamente Dio se non fosse necessario, in paradiso non ci sono sacrifici, nessuno soffre, né zero, in nessun modo, né nel corpo né nell'anima, anzi, d'accordo, ma qui in questa vita non è possibile farne meno, non si può. E noi anche, guardate, figlioli miei cari, io ci ripenso, ma la percezione reale e profonda di qual è proprio l'autentica condizione, stato in cui siamo in questa terra, ce l'abbiamo se ascoltiamo col Signore della Chiesa entro certi limiti, ma non ne abbiamo una visione perfetta, chiara e distinta. Forse perché il nostro Signore ce l'ha occulta, perché se ce l'avessimo e distogliessimo lo sguardo dall'Altissimo, penso ci prenderebbe un colpo. Quindi in questo mondo, quando Dio ci chiede qualcosa, è perché è necessario. Quando dona o permette, questo non sempre siamo in grado di distinguere, quella cosa Dio l'ha voluta con la volontà sua o l'ha permessa, tanto voluta o permessa, davanti ce l'hai. Quindi questo è un grande
principio di sapienza e anche di sano discernimento, confrontarsi sempre con i fatti reali, quindi quelli che ci sono, d'accordo? Quindi tanto poi, se non siamo in grado di penetrare le motivazioni profonde, cosa che è molto difficile, comunque siamo sempre in grado di interfacciarsi con i fatti. Quando c'è un sacrificio, una tribolazione, una prova, Dio non l'avrebbe assolutamente permessa, perché ha il potere di farlo, se non fosse una cosa buona, utile o necessaria, perché Dio vuole soltanto queste tre cose, buone, utili o necessarie, non fa né cose cattive, né cose inutili, né cose non necessarie, non le fa. Ecco, il problema è che c'è l'interfaccia della reazione dell'essere umano. Che fai tu dinanzi al sacrificio piccolo? Questo vale per le piccole come per le grandi cose. Dici sì o dici no? Ti ribelli o lo accogli? Questo vale anche per le considerazioni di stretta attualità, che speriamo quando qualcuno sentisse questa meditazione tra 4 o 5 anni diventeranno già ricordi, no? E attenzione, la Madonna aggiunge che quando il Fiat trova prontezza nel fare ciò che lui vuole, attenzione, prontezza, pensiamo all'espirazione, viene in mente anche subito si fa, quando viene in mente la cosa che viene da nostro Signore, ricordiamo i brani evangelici, passa Gesù, seguitemi, subito, lasciate le reti, lo seguirò. Con nostro Signore non si può dire, aspetta, domani. Messa di ieri chi c'è stato? Oggi, no, ieri o l'altro ieri. Oggi, se oggi ascoltate la sua voce, ascoltate oggi la sua voce, il Salmo 94 tutte le mattine, oggi, subito, con Dio. Noi abbiamo il motto, tutto, noi vorremmo tutto e subito, sempre, ma con Dio questo è, tutto e subito, Dio vuole tutto e subito. E se sei intelligente puoi parlare piano piano, dare tutto e subito, sempre al nostro Signore. Se fai così, se trova questa prontezza, la divina volontà, dice la Madonna, mette a disposizione della creatura la sua forza divina, la sua santità, la sua potenza creatrice, di moltiplicare quell'atto, il suo valore, quel sacrificio per tutti e per ciascuno, addirittura mette in quel sacrificio la monetina di valore infinito con cui si può pagare e soddisfare per tutti. Questo è il prodigio dei prodigi dell'operare nella divina volontà. Quindi nella misura in cui, ripeto, si trova nella creatura la prontezza, Dio prende quell'atto offerto con generosità, con spontaneità, con eroismo a volte, e lo moltiplica facendo fuoriuscire, spargendo da esso montagne di grazie, di benefici per tutti. E questa è stata la vita della Madonna. Ora, terzo passaggio, si arriva al Tempio con la profezia di Simeone, e qui la Madonna ci rivela qualche cosa dei misteri dei suoi dolori. Sapete che questo mistero qui, se qualcuno ha la pia devozione che io incoraggio fortemente di recitare la corona della dolorata, saprà che questo era il primo dolore di Maria secondo questa bella devozione, che vi ricordo, non per mettere un laccio ma per dare un suggerimento, perché poi la Madonna ci lascia liberi e non vuole che facciamo le cose per forza, ma nelle apparizioni di Kibeo in Africa la Madonna ha chiesto, a chi se la sente ovviamente, a chi vuole accontentarla, a farla contento, di recitare questa corona della dolorata tutti i martedì e venerdì proprio per la conversione dei peccatori, quindi offrire a Dio i suoi dolori perché le persone che non lo conoscono si riavvicinano a lui e si convertano. Quindi questo è il primo dei sette dolori. E la Madonna certamente dice che ogni parola che ha detto quel santo vegliardo ispirato era una spada che gli trafiggeva. Però, oltre a quei dolori esterni, la Madonna parla di dolori
sconosciuti e interni. Primo dice che quel che più mi travisse il cuore fu sentire che questo celeste infante sarebbe stato non solo la salvezza, ma la rovina di molti e il bersaglio delle contraddizioni. Quindi il dolore di Maria, più ancora di quelli che avrebbe dovuto soffrire lei come madre di Dio, fu il sapere, purtroppo, che il figlio, mandato con tanto amore per il bene di tutti, San Tommaso direbbe per accidenza, sarebbe diventato la rovina di tutti. Questo è un tema drammatico della nostra santa fede, che va affrontato certamente con calma e senza farsi prendere da panici, paure e disperazioni, ma reale, però, molto reale. Cioè che se l'uomo non accoglie i doni e la salvezza del Signore, paradossalmente, purtroppo, quei doni diventano causa ulteriore della sua rovina. Purtroppo, è così. Noi abbiamo bisogno di essere salvati. Questa è una condizione in cui l'uomo è caduto dopo il peccato, ci creda o non ci creda, gli piaccia o non gli piaccia, lo voglia o non lo voglia, sia d'accordo o non sia d'accordo, può fare quello che vuole. Dio ha dato la sua offerta, ha teso la sua mano. La prendi con la mano? Bingo. Non la prendi con la mano? Tragedia. Non ci sono altre. Cioè, alla fine, lo capite, no? Il purgatorio esiste certamente perché è un dogma di fede. Il limbo non è un dogma di fede e siamo liberi di crederci o di non crederci che esista. In ogni caso, sia che esista solo il purgatorio, sia che esista soltanto il purgatorio oppure il limbo, alla fine della storia rimangono paradiso e inferno e basta. Cioè il conseguimento del motivo per cui siamo stati creati oppure il fallimento, l'eterna beatitudine o l'eterna dannazione, l'eterno godimento o l'eterna sofferenza. La Madonna, che ha un cuore tenero, perché è un cuore femminile meraviglioso, è la quintessenza di ciò che nella donna di più bello c'è, che oggi le donne ce l'hanno, ma mischiato agli aspetti meno positivi dell'essere, così come gli uomini hanno gli aspetti positivi dell'essere uomo, gli aspetti negativi dell'essere donna, purtroppo. Ma la donna è bellissima perché la donna è la quintessenza dell'amore. La donna soffre molto più, soffre per i dolori altrui, la donna soffre di più per i dolori del figlio che per i dolori propri, molto di più. E per cui la Madonna, cioè, vedendo la dannazione di molte persone, cioè, fa suoi dolori di questi, ma questi, cioè, proviamo a immaginare quanto cioè, come se fosse dannazione, cioè, si immedesima, capite? Cioè, si eravate suoi. Cioè, allora che dice, vabbè, è quello, ha rifiutato il nostro Signore, se era andato all'inferno, se l'ha cercata lui, amen. No. E soffre per questo, tanto. Ci abbiamo gli esempi, insomma, di questa cosa qui. Voi sapete, negli ultimi 50-60 anni ci sono tanti fenomeni di lacrimazione. Alcuni sono autentici, sono stati riconosciuti dalla Chiesa. Molti altri sono ancora in corso, insomma, di analisi e di studio. Perché piange la Madonna? Per questo. Perché piange? Perché vede andare le nostre generazioni, specialmente i nostri tempi, così travagliati verso il baratro, verso l'abisso, verso la separazione da Dio, in terra e purtroppo anche oltre la terra. Quindi vedere che, perché Gesù non vuole essere, non è venuto per essere la rovina di molti. Simone gli dice, egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, ma per quanto dipende da Gesù, lui era qui solo per la resurrezione di molti. Il diventare rovina, ripeto, San Tommaso lo chiamava un effetto per accidenza, cioè non è ciò che Dio vorrebbe, ma è la conseguenza del rifiuto dei suoi disegni. È come l'Eucaristia, no? L'Eucaristia è il pane della vita. Se non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Però chi si accosta indegnamente al corpo del Signore, scrive San Paolo, mangia e beve la sua condanna. Cioè il farmaco dell'immortalità,
come lo chiamavano i padri della Chiesa, si trasforma in veleno. Ma non perché cambia il farmaco, perché cambi tu, perché cambiano le disposizioni con cui l'hai assunto. Ecco, questa è stata veramente una grandissima sofferenza per la Madonna. Addirittura dice: se il volere divino non mi avesse sostenuta, sarei morta all'istante di puro dolore. Il cuore tenero della Madonna, quindi la sofferenza che lei sente per tutte le anime che purtroppo, e ci sono purtroppo, e questo è l'attestato che ci sono, è una grande tragedia, una grande follia, ma se noi pensiamo, che tante volte ci penso, il male in sé è follia. Sapete quante volte di confessione pensavo, ma Lucifero, ma come gli è venuto in mente una cosa del genere? Ci avete pensato tutti quanti, penso. Ma poi sapendo, perché l'ho studiato, che questo sapeva perfettamente tutto quello, cioè è una cosa, io non ci riesco a capire, non sfugge proprio dal... Come fa? Così, come fa una persona fino all'ultimo a rifiutare tanto amore? Non è quello che lo fa un sacco di gente a campare senza la messa, senza la comunione, essendo battezzato, ci sei, poveraccio, uno è... non fa parte della Chiesa, non c'ha avuto sto grande dono, non lo sa, ma come fa? Sono domande misteriose, sono tra le tante cose che non si riescono a capire in questa vita, però purtroppo non possiamo negare che siano cose reali. E ci sono tanti indizi, tante spie, insomma, che da quello possiamo comprendere, no? La Madonna qui poi accentua, chiude questo capitoletto con i dolori interni, molto più grandi di quelli esterni. E anche qui chi di noi ha fatto un pochino esperienza, i dolori dello spirito, dell'anima, sono infinitamente più grandi di quelli del corpo o di quelli esterni. Qui diceva Santa Teresa, chi l'ha vissuto lo sa bene, no? Ieri rileggevo un brano di Luisa nel primo volume, proprio nei primissimi passaggi che sto rileggendo tutte le cose, e cominciavamo subito con le privazioni. Gesù dice queste testuali parole: non esiste dolore più grande che io possa dare alla creatura, non c'è che privarla di me, non c'è. Quindi se tu hai visto, hai conosciuto cosa è stare un attimo con il nostro Signore, te lo toglie, tu puoi pensare a tutti quanti i mali, tutte le malattie, tutti i coronavirus, tutte le SLA, tutto quello che ti pare, d'accordo? Tutte le cose più orribili che possiamo immaginarsi, non è niente in confronto a essere privati di lui, niente. E quello è un dolore esterno, è interno, perché se non hai la percezione, sei sensibile alla presenza di Gesù, stai male nel cuore. Non è che soffre, che c'è una malattia, non è che stanno a menà o che ti stanno squarciando, ti stanno torturando, no? È un dolore interno. I dolori interni sono molto più grandi di quelli esterni. E allora la Madonna poi concludiamo anche noi, con, come sempre, queste sono meditazioni della Madonna, che è sempre una grande maestra, perché la meditazione non rimane mai campata per aria, c'è sempre una applicazione concreta e quindi qualche cosa che poi deve incidere nella nostra vita. Grande maestra spirituale, insomma, grandissima, è inutile dirlo, no? Dice, ora ascolta la mamma tua, dice, che ci fai con tutte queste cose che ti ho detto? Come le metti in pratica? Nelle tue pene, negli incontri dolorosi, sto citando, quando conosci che il volere divino vuole qualche sacrificio da te, sii pronta, pronta, questa è la parola d'ordine di oggi, non ti abbattere, non ti abbattere. Anzi, ripeti subito il caro e dolce fiat, cioè, ecco il vertice da cui siamo partiti. Quello che vuoi tu, lo voglio io. Quindi può darsi che il nostro Signore ci chieda qualche sacrificio, che chiede proprio, può essere un sacrificio volontario, cioè ti chiede un'offerta. Quella la devi fare tu, oppure ti mette davanti una sofferenza, che non è in tuo potere togliertela, però devi accettare.
oppure incontri dolorosi, ti metti davanti a una persona, te la va a incontrare, imprevisti, situazioni della vita. Ecco, lì c'è da dire fiat non come una, un modo di dire, ma come una realtà da mettere in atto. Sia fatta la tua volontà, significa fiat, quello che vuoi tu lo voglio io. Dice, con amore eroico fa che il volere divino prenda il suo regio posto nelle tue pene. Dobbiamo monetizzare le pene, perché te le converta in moneta di infinito valore con cui potrai pagare i tuoi debiti, perché ci abbiamo tante cose da pagare noi, e anche quelle dei tuoi fratelli, per riscattarli dalla schiavitù dell'umana volontà e per farli entrare come figli liberi nel regno del figlio. Questa sapienza, cioè tutti quanti i santi, questa è stata sempre insegnata, cioè noi abbiamo la sapienza della croce in questo mondo. In questo mondo tutti quanti sanno, ma non è, cioè ho già fatto prima insomma la sintesi della catechesi del diavolo, perché siccome questo è un punto cardine della nostra fede, cioè chi vuol venire dietro di me, neanche se stesso prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, ha detto Gesù. È questo, perché? Perché quella cosa è necessaria, d'accordo? Non è contento nostro Signore di vederci soffrire o di darci le croci, lui ce le toglierebbe tutti se questo fosse possibile per noi. È possibile in teoria, è possibile in astratto, perché di tutto è possibile, ma non sarebbe bene per noi. Quindi, se non essendo bene, cioè Dio, sapete che il male non lo fa per nessun motivo, non lo fa, e quando vede che una cosa è per il bene, che tu capisci o non capisci, che ci credi o non ci credi, che l'accetti o non accetti, lui, per quanto sta in lui, la fa. Capite che questo ci dà anche, e concludo, un modus operandi universale, che era quello che diceva Santa Teresa. Quanta gente capisce quello che Dio fa? Quasi nessuno. Quanta gente ascolta quello che Dio dice? Quasi nessuno. Quanta gente accoglie tutto la bene che Dio gli dà? Quasi nessuno. Cosa fa Dio? Fa lo stesso. Ecco perché quando a Santa Teresa andavano a dirgli, scusa, sta sorti di mondo, che dobbiamo fare? Fatti santo tu e mi faccio santo io. Finito. Ma come resta il governo? Lascialo perdere il governo. Fatti santo tu, fatto. Ma come resta la Chiesa? Lascia perdere la Chiesa. Fatti santo tu e faccio santo io. Finito. Questo è proprio un modus operandi nella divina volontà, che non è attenzione, perché uno dice, ma così uno si disinteressa, così uno non agisce, non interviene, non opera, non combatte. No, è semplicemente un cambiare tattica, capite? Ci sono i generali militari che fanno la guerra. Tu c'hai un problema, devi conquistare un obiettivo. Io non sono uno stratega militare, insomma, so queste cose come a livello di conoscenza superficiale, no? Ma sapete benissimo che chi è che vince la guerra? Chi c'ha una buona tattica, capito? Perché c'hai dei nemici, non è che arrivi tu e te stanno a guardare, no? Quelli faranno di tutto per non farsi vincere. E sono forti, non è che sono dei, cioè, quindi se tu non hai una buona tattica, o se preferiamo una buona tecnica, tu perdi. I romani hanno vinto mezzo, hanno conquistato il mondo, sapete perché? Con la testuggine. Io non studiamo i tempi, si sono inventati quella cosa, cioè, quando non c'erano le bombe, le cose, come fai tu a ammazzare qualcuno se riescono ad avanzare facendo uno squadrone compatto, che mettono gli scudi in modo tale che ci passa manco una freccia? Come li ammazzi? Poi non li ammazzi, è impossibile, non ci puoi fare niente, non ci puoi fare. Quindi si tratta di buona tecnica, si tratta di buona tattica. E chi è il maestro delle tattiche? È il nostro Signore. Noi dobbiamo, per quanto possibile, vedere quello che Dio fa, per quanto possiamo conoscerlo, e fare quello che abbiamo visto. Vedere quello che Gesù ha fatto e fare quello che Gesù ha fatto. Vedere quello che la Madonna ha fatto, tanto queste sono tutte quante dimensioni, come dire, interscambiabili, no? Che vanno, come dire, per gradazioni. Dio è l'Altissimo, Gesù
si è fatto un pochino più comprensibile facendosi uomo, la Madonna è una pura creatura, ma tanto lì l'accordo, perché la divina volontà c'è in Dio, la divina volontà c'è in Gesù, la divina volontà c'è nella Madonna, quindi cioè, si tratta semplicemente di gradazioni, ma la sostanza è sempre la stessa. Questo è molto importante, perché se vogliamo santificarci in questo modo, appunto si tratta di assumere stili e modi di fare non umani, ma divini, contemplando quello che ci è stato detto e ci è stato mostrato e cercando, per quanto possibile, di fare altrettanto.